Benvenuti, buonasera a tutti. Riprendiamo i nostri appuntamenti con Giù la Maschera. Giù la Maschera, una serie di trasmissioni dedicate alle elezioni, uno speciale election time. Questa sera abbiamo sindaci a confronto. Questo naturalmente è il nuovo format editoriale di Picchio News. Potete seguirci sulla pagina Facebook, ma anche sul sito del giornale. Invitiamo tutti quanti coloro che si collegano a partecipare ai nostri dibattiti inviando domande e commenti ai nostri ospiti. Andiamoli a presentare i nostri ospiti dunque. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare da questa piattaforma i sindaci di due città importanti e popolose, i sindaci di Macerata e di Civitanova Marche, Romano Carancini, sindaco di Macerata, e Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche. Benvenuti ai rispettivi sindaci. Buonasera. Buonasera, salve. Buonasera, ciao Romano. Ciao Fabrizio. Prima di lasciarvi la parola, io vorrei leggere alcune note biografiche dei nostri sindaci in maniera che possiamo conoscere un pochino più da vicino. Romano Carancini, sindaco uscente di Macerata, si candida alle elezioni come consigliere regionale per la lista del PD. È laureato in giurisprudenza dal 1987. Dal 1991 esercita la professione di avvocato, ha praticato il calcio per 14 anni ed è stato allenatore di squadre giovanili. È stato sindaco della città di Macerata dal 2010 al 2020. Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, si candida alle elezioni come consigliere regionale per la lista di Forza Italia. Consegue il diploma alle scuole superiori nel 1993 con indirizzo ragioniere programmatore. Prima di scendere in politica, dal 1998 è stato responsabile acquisti presso un'azienda della provincia. Cari sindaci, prima di passarvi la parola, io presenterei coloro che orchestreranno un po' le nostre serate e nella fattispecie questa sera il dibattito che vi vedrà così fronteggiarvi. Abbiamo il piacere di avere con noi due giornalisti di eccezione, Maurizio Lombardi e Maurizio Verdenelli. Buonasera, cari giornalisti specialisti e speciali. Maurizio Lombardi, ti chiamo subito in causa. Io ti vedo abbastanza in forma dopo il lockdown, quindi sono molto, molto felice. Beh, Io invece no, al contrario. siamo stati fermi anche qualche settimana, ho avuto tempo di riprendermi. È vero. Abbiamo ripreso con 2 minuti di ritardo, eravamo più puntuali allora. Comunque, io sono davvero contento perché qui abbiamo le due città più grandi di questa provincia. Non ci dimentichiamo che la somma degli abitanti fa quasi un terzo di tutta la provincia, quindi sono due città che su cui gravitano altri comuni, altre comunità e non solo di questa provincia, ma anche addirittura di fuori regione, così come Macerata, questo periodo della stagione lirica, Civitanova non solo durante queste, che in altre occasioni sembra che sia diventata quasi la Rimini delle Marche. Due città, due sindaci, due stili diversi, due caratteri diversi, sicuramente qualcosa in comune, e cioè che stanno tentando questa grande avventura, questo salto di qualità per andare in regione. Innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo ad entrambi. Quello che ci piacerebbe che venisse fuori in questa nostra chiacchierata è anche, in base alla vostra esperienza di primi cittadini, anche quello che avete in mente di portare in regione e quanta regione poi debba venire qui in questo nostro territorio, che ha delle grandissime potenzialità, però dei problemi altrettanto grandi. Maurizio, io adesso darei palla a te, a cui io affiderei la prima domanda ai due
tutti i nostri ospiti e Maurizio Vaginelli è il nostro disponibile che lo sentiamo, però impareremo. Maurizio, a te la palla e a te la prima domanda a Dentano. Io non sento, eh? Infatti penso che ha audio muto. Adesso il nostro regista provvede a sistemare il dettaglio tecnico. Abbiate pazienza. Assolutamente sì. Siamo tutti un po' emozionati per la ripresa di questi appuntamenti, quindi ci può scappare qualche errorino iniziale. Maurizio Verdenelli, a te la parola. Ancora non lo sentiamo però, com'è possibile? Maurizio, il microfono! Il microfono, Maurizio! Eccolo qua! Bravo! Ecco, adesso sì, cerca di tenerlo davanti a te, se no non ti sentiamo. Non si sente ragazzi. Non si sente l'audio di Maurizio. Chiamiamo un attimo Maurizio Lombardi finché Maurizio, esatto. Maurizio ti passiamo la palla perché Verdenelli ha un problemino con il microfono. Vabbè, io la prima domanda la farei al sindaco della mia città, della città dove risiedo. Noi ci eravamo molto affezionati alle tue telefonate durante il lockdown dove tu facevi quella pausa, sono Romano Carancini, sembrava quasi sono Bond, James Bond. E poi comunque è stato anche molto, molto diretto questa tua vicinanza a questa città. Ecco, come hai vissuto questo periodo del lockdown e soprattutto che Macerata hai trovato dopo? Intanto, vabbè, voglio intanto ringraziare Picchio News di questa opportunità che ci dà di confrontarci con peraltro tra amministratori, tra due sindaci, e quindi è sempre una bella opportunità di confronto e di discussione. È stato un periodo complicato, inaspettato soprattutto, occorreva affrontare nella migliore maniera possibile il rapporto con i cittadini. In fondo, per certi aspetti, io sono stato fortunato, noi abbiamo vissuto il terremoto e i collegamenti attraverso le telefonate alert sono state davvero una grande sorpresa, un senso di vicinanza della persona inaspettato e quindi poterlo replicare nella vicenda della pandemia è stata un'esperienza positiva. Il vero problema è stato motivare le persone, trovare ragioni che potessero in una qualche maniera nel corso del tempo e nell'incertezza del finire cercare di coinvolgere le persone in un percorso che potesse parallelamente farci immaginare qualcosa di diverso, delle parole, delle telefonate a persone che nessuno magari non faceva abitualmente, le proprie storie. Così abbiamo, come amministrazione, personalmente, abbiamo aperto questo rapporto. Devo dire che la città ha seguito e la cosa più bella è che i cittadini, indipendentemente dall'appartenenza o dalla sensibilità politica, abbiano apprezzato moltissimo la vicinanza dell'istituzione. Credo che questo fosse il risultato più importante. Ora la città si sta riprendendo, come in molti territori, occorre continuare ad essere attenti, ma insomma spero che il periodo più difficile l'abbiamo superato. Ne sono convinto anch'io, anche perché c'è stata questa grande sforzo della comunità. Insomma, qui non ci sono stati i furbetti del lockdown da questo punto di vista. Probabilmente adesso i veri problemi sono laddove c'è un assembramento legato anche comunque all'estate. Sindaco Ciarapica, Fabrizio, adesso ci eravamo trovati proprio alla vigilia della riapertura dei primi esercizi commerciali, parlavamo dell'asporto e altro. Civitanova Marche è ripartita, mi sembra, alla grande come stagione estiva.
Suppongo anche che ovviamente anche i collegamenti, no, diventano Civitanova Marche. Dici adesso come sta vivendo Civitanova la ripartenza, soprattutto adesso che stiamo nel pieno della stagione estiva con la settimana di Ferragosto. Civitanova senz'altro è ripartita bene dopo un periodo molto difficile che ha messo a dura prova molte attività, soprattutto quelle legate ai consumi fuori casa. I tanti locali in questi anni sono cresciuti e sono nati a Civitanova, però devo dire che a partire dal 18 maggio Civitanova è ripartita molto molto velocemente, grazie anche a, come dire, una classe di operatori che abbiamo sul territorio molto professionali, che hanno messo in campo tutta la loro esperienza, tutta la loro professionalità per fare in modo tale che le attività potessero ripartire in piena sicurezza per i frequentatori dei locali. Noi come amministrazione abbiamo puntato parecchio sulla sensibilizzazione, sul dare informazioni, sul non avere un atteggiamento come dire sanzionatorio, ma soprattutto un atteggiamento collaborativo con tutti i nostri operatori, dando il massimo sostegno e supporto in un periodo, un momento anche difficile, dove le norme che venivano emanate dallo Stato spesse volte erano, comunque se non coincidevano con quelle emanate dalla Regione. C'è stato un momento anche di difficoltà normativa, abbiamo superato, lo stiamo superando. La città è una città tutto sommato viva, molto frequentata, soprattutto in questi periodi, anche se devo dire Civitanova oramai da alcuni anni è diventata una città viva 12 mesi l'anno. E noi abbiamo messo in atto come amministrazione diverse misure che cercano in qualche modo di far coincidere quelle che sono che è la tutela della salute pubblica, quella indispensabile, ma allo stesso tempo anche tutelare le nostre attività, tutelare la nostra economia. Non è sempre semplice trovare il giusto equilibrio, ma questo è quello che stiamo facendo e tutto sommato i risultati sono soddisfacenti. Speriamo di andare avanti in questo modo e speriamo che come dire, non ci sia una ripartenza del virus e dei focolai. Io parola a Maurizio Verdenelli, se abbiamo ristabilito l'audio. Maurizio. Due domande molto secche ai due sindaci. A Romano, che idea aveva 10 anni fa e che città lascia ora? E sindaco di Civitanova, che idea di città ha adesso che da qualche tempo di recente ha iniziato il suo mandato? Se inizio io e ho capito bene la domanda, Maurizio, credo di aver trovato nel 2010 una città in grandi difficoltà. Ho scritto nel mio racconto dei 10 anni che era piegata, forse poco, credeva poco in se stessa e secondo me purtroppo condizionata in quel momento da una involuzione negativa sotto ogni punto di vista. Mancava coraggio, probabilmente mancavano stimoli, una sorta di così di tran tran che almeno io intravedevo, senza considerare evidentemente una governance più o meno replicata nel corso dei decenni precedenti, anche se credo che in questo momento vada comunque ricordato qual era almeno secondo la mia opinione quel momento lì. Beh, sono passati 10 anni e sono stati 10 anni complicati, i primi 3 anni con grandi difficoltà politiche. Tu hai vissuto la città e stai bene diciamo con quali presupposti avevo iniziato questa avventura, e in fondo sorprendentemente io sono diventato sindaco dopo 2 primarie e 2 battaglie con un bravo concorrente come fu Fabio Pistarelli.
Prima la politica, soprattutto le forze del PD, che come dire forse non credeva in me totalmente, e invece poi nel 2015 la scelta che mai rinnegherò, anzi come dire che mi ha dato più soddisfazione, di presentarmi da sindaco uscente alle nuove primarie, rivincerle peraltro con un collega molto bravo come Bruno Mandrelli, e poi questa cavalcata di questi ultimi 5 anni che paradossalmente, come dire, ci ha costretto a dare il meglio, perché ricordo che siamo partiti con un terremoto, poi con una vicenda drammatica che ci ha paralizzato la città e l'amministrazione per molti mesi, la vicenda di Pamela e quella di Treni e poi la pandemia. Io credo che la città sia molto cresciuta, moltissimo, e ovviamente anche con degli errori, è evidente questo, ma penso che un sindaco si debba giudicare complessivamente. Mi verrebbe da parafrasare la canzone di De Gregori: non si giudica da un calcio di rigore un giocatore, si giudica dal complesso. E credo che i dati di fatto, sotto tanti punti di vista, non, ovviamente non voglio farla lunga per lasciare spazio a Fabrizio, ma che posso, come dire, eventualmente indicare, dimostrano una vivacità della città incredibile. Penso all'ultimo, abbiamo finito ieri il Macerata Opera Festival, che oggi è un palcoscenico internazionale, europeo, uno dei pochissimi teatri in Europa che ha portato in scena l'opera. È solamente un esempio, ma un esempio del coraggio e di alcune scelte evidentemente molto forti che abbiamo fatto in questa città. Sarapica, la risposta. Scusate, avevo il microfono. Vorrei invitare gli ascoltatori a porre delle domande ai nostri sindaci, visto che hanno l'opportunità questa sera di rivolgere a loro domande che stanno a cuore alle comunità. E ora ripassiamo la parola al nostro. Sì, io nel 2017, quando sono stato eletto sindaco, ho trovato una città in grossa difficoltà, una città ferita con moltissimi problemi che poi erano sotto gli occhi di tutti, sicuramente quello legato alla sicurezza era un problema molto sentito da parte dei nostri cittadini, perché oramai avevamo dei fenomeni diffusi in tutta la città, in centro, in periferia, come quello degli accampamenti, ecco, di Rom non autorizzati, e che erano diventati oramai stanziali in tutta la città, e una situazione di commercio abusivo, anche quello molto, molto significativo. Ricordiamo ancora il lungomare di Civitanova, con 80, 90, 100 venditori ambulanti che stendevano la propria merce contraffatta sui classici lenzuoli, così come sul corso. Il sabato del mercato era un sabato dove arrivavano 20-30 carovane la sera precedente, di persone che poi andavano al mercato a come dire, rubare o a chiedere elemosina. Questo era un problema molto sentito dalla nostra città, una città che era sporca, era non curata, e noi da lì siamo ripartiti. L'impegno che io mi ero preso era quello senz'altro di ristabilire l'ordine, di ristabilire la sicurezza, e così abbiamo fatto. È stato un lavoro duro, abbiamo impiegato alcuni mesi, abbiamo trovato una grande collaborazione da parte delle forze dell'ordine, un questore, il dottor Pignataro, che non finirò mai di ringraziare, che ha preso a cuore il problema di Civitanova come lo ha fatto per tutte le altre realtà della provincia. Però devo dire che questo lavoro ci ha dato un buon risultato. Oggi Civitanova è una città completamente sgombra e libera da certe situazioni, è una città che comunque sia è più pulita grazie a un accordo che abbiamo fatto col Cosmer, e quindi abbiamo esternalizzato il servizio non solo di raccolta dei rifiuti ma anche di spazzamento delle strade, di pulizia in generale, e quindi oggi abbiamo un sistema che funziona con i netturbini anche di domenica. E quindi che su queste cose, insieme ad altri provvedimenti che l'amministrazione ha messo in atto, senz'altro ha favorito gli investimenti da parte dei privati. Civitanova negli ultimi 3 anni è cresciuta tantissimo,
sono tantissime le attività che hanno scelto Civitanova, ne aprono una dietro l'altra ogni giorno, e questo è senz'altro da parte mia un motivo di orgoglio, perché penso che gli amministratori debbono soprattutto consentire a chi vuol fare impresa di investire, di lavorare e di creare ricchezza e anche opportunità di lavoro per i nostri cittadini. Quindi oggi ci trova una città che ha dei numeri molto, molto positivi come presenze, e abbiamo superato da qualche anno come residenti anche il capoluogo, anche se di poco, però siamo la prima città come residenti, moltissime seconde case, ma una città che ogni giorno accoglie oltre 100.000 persone. Questo è un dato senz'altro positivo, come positivo è magari il casello autostradale, dove ogni anno passano oltre 10 milioni di auto, e quindi un numero veramente molto, molto alto, che supera di gran lunga magari il capoluogo di regione Ancona con due caselli, così come la presenza commerciale, quindi il numero di attività commerciale per abitanti. Quindi sono tutti numeri positivi che con un pizzico di orgoglio tengo anche a farli miei, a farli passare per i risultati che questa amministrazione ha portato avanti. Ma il lavoro, ecco, non finisce qui. Il fatto che io abbia scelto di candidarmi in regione lo faccio non per lasciare Civitanova, ma soprattutto per occuparmi in maniera maggiore e in maniera più incisiva di Civitanova, perché fare il sindaco è senz'altro la cosa più bella per un cittadino, fare amministrare la propria città. Richiede sacrificio, ma anche tanta gratificazione e soddisfazione, però ti rendi conto che a un certo punto, se vuoi aumentare la progettualità del tuo territorio, se vuoi portare risorse aggiuntive che possono far crescere il tuo territorio, devi farlo da un livello decisionale più alto, e quello è senz'altro la regione, e questo è un fatto inconfutabile. Un'altra coppia di domande per entrambi i sindaci sul problema che hanno loro adesso accennato, il problema della sicurezza, l'emergenza sicurezza. Allora io ricordo il protocollo firmato il 21 febbraio 2018 dal Comune, dall'Agenzia del Demanio e dall'allora Ministro Minniti sulla nuova questura. Da allora non è stato fatto niente, anche per problemi burocratici che hanno investito il Demanio. Soprattutto ultimamente ad essere investita è stato l'ufficio immigrazione, che in via Prezzolini è stato colpito dall'ennesimo crollo, per cui c'è una parte dell'edificio che è chiuso. Questo è un'emergenza nell'emergenza, e sono scesi in agitazione tutti i sindacati per la prima volta uniti, e hanno chiesto anche per quanto riguarda Civitanova, non solo per la nuova questura, che si iniziano i lavori. E questo protocollo scade alla fine dell'anno, e per Civitanova che si inizi a fare qualcosa per il distaccamento di polizia stradale, che ultimamente ha dovuto accorpare su di sé anche il distaccamento di Porto dei Canali. Ci sono problemi grossi. Civitanova è una città in crescita, ha superato nella demografia il capoluogo di provincia, e quindi e soprattutto la città è investita da numerosi problemi legati alla delinquenza e diciamo che alla movida, una movida spesso violenta. Allora, risposte il più possibile breve, così noi possiamo fare altre domande prima che scada il tempo a disposizione. Molto velocemente, perfettamente ragione sulla questione dell'ufficio immigrati. Va detto che per quanto riguarda il protocollo del 2018, ovviamente la competenza non sta al comune, che ha messo a disposizione ogni tipo di collaborazione, è il Ministero che deve lavorare sulla nuova questura alle Casermette. Per quello che ne so io stanno lavorando a un progetto. La vicenda dell'ufficio immigrati è inaccettabile, ma lì ci sono problemi, mi pare, riconducibili all'azienda, all'impresa che sta lavorando, rispetto a questioni di legalità. Ma, come dire, il Comune è fuori da questo. Sulla sicurezza invece posso dire cose importanti per questa città. Diciamo, i reati sono scesi per indicazione del sottosegretario, il viceministro Mauri, pochi giorni fa a Macerata.
di oltre il 40%. Abbiamo messo in campo un progetto integrato di videosorveglianza che ha già dato importantissimi risultati e che mette insieme tante città, tanti comuni di 3 province. Abbiamo messo insieme altre attività di prevenzione che riguardano l'arrivo nei quartieri del rapporto di mutualità attraverso gli incontri con la gente, con le persone. Abbiamo messo in piedi il vigile di quartiere. Insomma, c'è un lavoro, soprattutto nell'ultimo progetto, che integra il sistema di videosorveglianza oltre il territorio cittadino, credo verso la direzione giusta. Prego, il sindaco ci replica. Non voglio ripetermi, ma la sicurezza è stato un mio cavallo di battaglia, è uno dei temi fondamentali della campagna elettorale e noi su sorveglianza, che sfido qualsiasi altro comune italiano ad averlo, abbiamo oltre 120 telecamere presenti sul nostro territorio, molte di queste sono con sistema OCR, quindi quelle che sono in grado di intercettare le targhe e automaticamente incrociarle con i dati presenti alla motorizzazione e quindi capire se quelle auto sono provviste di documenti oppure se sono rubate o altro. Non nascondo che molti reati che sono accaduti non solo a Civitanova ma anche fuori sono stati rintracciati grazie all'utilizzo delle telecamere di Civitanova. Abbiamo riportato sin dall'inizio del mio mandato il servizio avviato in centro da parte della polizia municipale che era stata tolta. Abbiamo un servizio di polizia notturna nei fine settimana che unitamente poi alle forze dell'ordine danno un servizio importante ai cittadini sotto l'aspetto diciamo della deterrenza dei reati e del controllo del territorio, ma siamo andati anche a lavorare sul recupero di zone degradate, perché abbiamo in soli 3 anni investito nel centro oltre 2 milioni di euro, siamo andati a recuperare molti spazi che non erano più diciamo illuminati, siamo andati a illuminarli, siamo andati a riqualificarli e questo ha consentito l'apertura di attività che in qualche modo poi sono un contrasto, un freno ai fenomeni della microcriminalità, che devo dire a Civitanova ci sono come ci sono in altre realtà, però ecco, tengo a sottolineare che Civitanova è come dire una città sotto controllo nonostante le centinaia di persone che ospita durante la settimana o comunque sia in generale durante la giornata. Dobbiamo continuare a lavorare su questo fronte e lo stiamo facendo e lo faremo in maniera ancora più convinta senza abbassare la guardia. Ancora una doppia domanda che interessa Civitanova e Macerata. Parliamo della superstrada. Ogni volta che il 28 luglio io ricordo l'anniversario dell'inaugurazione della superstrada Val di Chienti, l'ex vice ministro delle finanze Mario Baldassarri esplode contro le amministrazioni del tempo, tutte e due di sinistra, che in odio amministrazione di Civitanova e Macerata, che in odio al governo di centrodestra si opposero a questa superstrada. Nel caso di Macerata, dicendo no al progetto già finanziato di collegamento, e così Civitanova dicendo no al progetto di soluzione di conclusione della superstrada, che adesso è regolata dal famoso semaforo. Ora chiedo anche al sindaco di Civitanova com'è, a che punto è la notte, perché leggiamo che nuove rotatorie sulla statale 16, ormai pronti progetti esecutivi, opere per 6 milioni di euro, ma sull'intervento definitivo differenze ci sono tra comune e la società Quadrilatero. Tra l'altro oggi l'architetto Mozzi, l'inventore di questa superstrada, di questa inventore finanziario ma anche tecnico, ha detto di averle mandato un file con un progetto definitivo. Ecco, tutto questo fa parte della domanda. Sì, beh, Civitanova paga ecco lo scotto di un diniego che ci fu da parte della precedente amministrazione e quindi di non realizzare il famoso cavalcavia che era già stato finanziato. Quello è stato come dire un grave danno che è stato fatto alla città. Oggi non è più recuperabile, non è più
è possibile costruire un cavalcavia, soprattutto per un discorso economico, però è pur vero che nel corso degli anni è andato avanti un nuovo progetto che prevede al termine della statale 77 la doppia rotatoria. Non abbiamo ancora il progetto esecutivo, purtroppo questa realizzazione esula dalle competenze del comune, è una competenza tutta, diciamo, statale, e che comunque sia fa capo alla società Acqua di Ladro. Io ho partecipato a diversi incontri anche recenti, il progetto sta andando avanti, ma sta andando avanti con i tempi che purtroppo sono dilatati. Noi, per poter ovviare in qualche modo a quella congestione che c'è su quel tratto autostradale, siamo andati a tramite l'architetto Romozzi a realizzare un sistema di rotatoria provvisoria che in qualche modo anticipa le rotatorie di quadrilatero, dove siamo in grado di partire subito dopo l'estate, ma nel contempo abbiamo approvato l'altro giorno in giunta un progetto molto più ambizioso denominato riammaiamento, che prevede praticamente tutta una serie di vie e arterie di comunicazione di penetrazione verso il centro all'uscita della rotatoria futura, che serviranno da una parte a portare in centro immediatamente le persone, ma ad alleggerire il traffico su quel tratto, che è sicuramente uno dei più altamente trafficati. Rispondo pure io, così un po' intendo. Poi chiamiamo in causa anche Maurizio Lombardi, che ha delle domande per voi. Sindaco Carancini, prego. No, volevo solo dire, così accendiamo un po', come dire, i riflettori, altrimenti siamo un po' troppo buoni. A Maurizio dico che è vero che ci fu un problema sulla brillante idea di Baldassari, al quale riconosco quella intuizione. In realtà la superstrada è stata completata, e quella fu e quello è stato ovviamente uno strumento importante. Basta vedere adesso quali effetti incredibili apporta quella scelta. L'errore dell'epoca fu di non integrare, per quanto riguarda Macerata, al progetto di via Mattei La Pieve l'altro tratto tra La Pieve e la superstrada. Fu un errore che peraltro non ha prodotto effetti, perché in realtà quel progetto aveva un limite, il progetto di Mario Baldassari aveva un limite, e quindi, come dire, non per assolvere le giunte di centrosinistra, ma per riportare alla realtà, quel progetto prevedeva tutta una serie di raccolta di valore attraverso la realizzazione di tantissimi capannoni lungo la superstrada. Se noi avessimo, come dire, fatto quel tipo di scelta, oggi saremmo stati davvero dentro una tristezza infinita, con infrastrutture sbagliate e che avrebbero rovinato il nostro territorio. E quindi in realtà la modifica, il miglioramento che venne fatto successivamente, scorporando, escludendo quel tipo di strumento di finanziamento, ha portato alla realizzazione della strada e naturalmente anche ad eliminare la realizzazione di questi capannoni famigerati. Voglio ricordare solo a me stesso, con molta più fiducia anche di Fabrizio, che Quadrilatero ed ANAS hanno consegnato, credo 20 giorni fa, un mese, il progetto definitivo sia del collegamento tra Campogiano e la città di Macerata e via Mattei. Adesso sarà sottoposta a conferenza dei servizi e poi come dire, validata per poter mettere a bando questa infrastruttura. Credo che la stessa sorte porti anche per Civitanova. Da questo punto di vista è stata fatta molta strada. È chiaro che non è semplice infrastrutturare strade come quelle. Io ricordo che il tratto tra via Mattei e Campogiano ha una quota di investimento pari a 45 milioni, tutti già presenti grazie alla delibera CIPE, e che debbono farci vedere con speranza questa prospettiva.
Io ho finito, Intanto con Lombardi che aveva delle domande per voi, ma questa sera ha una connessione un po' capricciosa. Maurizio, ci ascolti? Bene, abbiamo perso Maurizio Lombardi. Abbiamo ascoltato finora i sindaci che ci hanno parlato di tutte le iniziative che in questi anni hanno messo in campo per le città, ma la mia domanda è: della vostra esperienza, delle vostre competenze che avete maturato nelle vostre rispettive città, che cosa pensate di portare in regione? Quali sono i punti essenziali dei vostri programmi? Vado io? Ma io innanzitutto penso che ha... Arancini, poi... Dica, sindaco. Vai Fabrizio. Io penso che innanzitutto per amministrare una regione non si può prescindere da un'esperienza amministrativa. Se l'esperienza è qualcosa, un valore aggiunto che vale per ogni settore, io non vedo per quale motivo non debba valere anche quando poi si va a incidere sulla vita di 1.400.000 abitanti. Quindi penso già il fatto che ci siano degli amministratori che vogliono dare il loro contributo per amministrare la regione, penso che questo sia un fatto senz'altro positivo. Sinceramente io porto in regione un'esperienza ventennale in amministrazione comunale, tre da sindaco è vero, ma ho svolto in precedenza il ruolo di assessore, ho fatto il consigliere comunale, sono stato all'inizio anche presidente dell'azienda farmacie comunali e quindi penso che questa storia, questo bagaglio di esperienza possa essere messo a frutto e possa essere importante per scrivere una nuova storia per la regione Marche. Penso che abbiamo bisogno soprattutto di conoscere la macchina amministrativa, sappiamo quanto è difficile realizzare qualcosa dal momento in cui si pensa fino a quando poi non si mette in atto, e quindi l'esperienza amministrativa dà la possibilità senz'altro di avere una visione più concreta di quello che si andrà a fare. Io vorrei portare in regione da una parte l'esperienza positiva di Civitanova e il modello tra virgolette civitanovese per i tanti risultati che questa città ha raggiunto negli ultimi anni, e non li vado a rielencare, magari in parte sono quelli che ho detto all'inizio, quindi la crescita economica, il fatto delle attività, moltissime attività che sono nate, la sicurezza. Ma allo stesso tempo vorrei anche dalla regione portare qualcosa per il mio territorio, per la mia città. Per troppi anni questa zona, questa provincia soprattutto di Macerata è rimasta esclusa dalle scelte da parte di chi ha governato la regione, troppe poche risorse sono arrivate nei nostri territori, esiste una ferita ancora aperta che è quella del terremoto, alla quale non è stata data ancora risposta. Io quindi vorrei soprattutto anche portare dalla regione qualcosa, o meglio risorse, investimenti per il nostro territorio. Abbiamo bisogno di molte cose, infrastrutture soprattutto per quanto parliamo di vie di comunicazione, collegamento tra costa e la montagna, che sempre più deve essere collegata, perché sono convinto che tra i due territori può nascere una sinergia che può portare sviluppo all'intero territorio, come ad esempio lo stiamo vedendo stasera, quel gap tecnologico che abbiamo in molte zone di connessione. Quindi un territorio che non ha la connessione internet e fa fatica sotto questo aspetto, senz'altro non attrae investimenti di aziende che magari preferiscono altri luoghi più tecnologicamente avanzati. Quindi questa è una di quelle cose che vorrei portare, quindi vorrei portare per il nostro territorio e portare in regione la mia esperienza. Sentiamo il sindaco Carancini invece. Allora, intanto fatemi dire una cosa che mi fa sorridere. Ho sentito Fabrizio con molto piacere che vogliono iniziare una nuova storia. Ho visto nello slogan di Francesco Acquaroli il mio slogan del 2010. Speriamo che a loro non porti fortuna, però insomma vuol dire che era efficace. Comincia una nuova storia, Francesco l'ha modificato con inizia, mi pare, un qualcosa del genere, ma insomma almeno lì hanno copiato. Sui temi provo ad essere un pochino più concreto rispetto alle questioni, ne cito quattro, ma poi nei prossimi giorni
proverò ad essere più preciso. Io mi impegnerò a una legge sulla montagna, una legge sulla montagna che in realtà esiste dal 2008, ma che purtroppo è, come dire, superata. Legge sulla montagna vuol dire oltre la ricostruzione. Noi non ci possiamo accontentare di una semplice ricostruzione, perché già prima del terremoto le aree interne dell'entroterra si andavano spopolando. Noi dobbiamo avere più ambizione. Questo vuol dire guardare ad alcuni aspetti che posso citare, certamente quello relativo al dissesto idrogeologico, alle tecnologie che sono uno strumento fondamentale, alle imprese anche nelle aree interne attraverso provvedimenti di favore, una gestione del territorio agro, silvo, pastorale, un tema che riguarda la sanità e certamente anche quello culturale, i borghi montani, e naturalmente tutto questo dentro una legge che sia destinata a questo territorio. In fondo le Marche, secondo me, potrebbero davvero fare da apripista sull'intero territorio nazionale, perché come voi sapete le aree interne sono il cruccio della spina dorsale del paese. Quindi impegnato in prima persona in qualcosa che vada oltre la ricostruzione. Sulle infrastrutture, io, come dire, non ho modelli da portare, ho idee, proposte, magari alcune anche da migliorare, anzi sicuramente, ma provo ad occuparmi dell'intera provincia, non certamente di Macerata. E se mi occupo dell'intera provincia non posso non pensare alla Vallata del Potenza, purtroppo fin qui Cenerentola. Quindi una infrastruttura che dalla costa arrivi verso l'entroterra sarà una visione che guarda a una, diciamo, a un periodo di sufficiente un periodo sufficiente dal punto di vista temporale. E poi quando si parla di infrastrutture decisive nello sviluppo dei territori, noi dobbiamo impegnarci. Sono contento se Fabrizio Ciarapica sosterrà questa mia idea. Noi dobbiamo andare verso una metropolitana di superficie da Civitanova a Fabriano. Già l'attuale giunta ha lavorato sulla elettrificazione in un primo step. Noi dobbiamo con molta determinazione far capire che questa provincia, fin qui purtroppo Cenerentola dal punto di vista delle infrastrutture, deve immaginare una metropolitana in superficie elettrificata, chiamiamola come ci pare, ma che ci consente, se voi ci pensate bene, se vi osservate bene, di attraversare le due vallate, partire dalla vallata del Chienti e arrivare alla vallata del Potenza e quindi ai comuni montani. Terzo elemento, ovviamente la sanità. Sulla sanità ho puntuali idee e comunque proposte. Il primo è quella di far diventare le aree vaste soggetti giuridici, autonomi giuridicamente, dentro un contesto regionale, di indirizzo, ma con poteri autonomi nei limiti ovviamente degli investimenti possibili e dentro una una destinazione pro capite per cittadino delle risorse sull'intero territorio regionale. La medicina territoriale, che dovrà diventare il punto di partenza fondamentale, e ovviamente l'ospedale di primo livello, che sarà dentro il percorso della metropolitana di superficie una delle fermate fondamentali. Chiudo con la cultura per ora. E ovviamente qui condivido un po', mi pare di aver capito la posizione di Fabrizio. Se questa provincia non capiamo l'importanza di un collegamento tra costa e entroterra, ci raggiungiamo, come dire, in 40 minuti, un'ora, vuol dire che non abbiamo capito il futuro. E la bellezza dei nostri turisti è proprio quella di poter andare al mare, venire in collina, magari nelle città d'arte, e visitare una zona di montagna straordinaria che solo a vederla fa innamorare soprattutto quelli che non la conoscono. E naturalmente il sistema dei borghi, che è uno dei sistemi
più sottovalutati, ma che le Marche, in particolare la provincia di Macerata, hanno come tesoro da ovviamente valorizzare. Posi interventi dei nostri sindaci, passerei la parola a Maurizio Lombardi, che ha sicuramente delle domande e delle considerazioni da fare. Io ho cambiato prospettiva perché probabilmente avevo dei problemi di connessione. Sì. Io sono in via Trento, il sindaco Romano Corancini conosce molto bene questa zona, che passò a suo tempo come opera di riqualificazione, ma di fatto è stata una vera e propria speculazione edilizia e nessuno ha avuto il coraggio di dirlo se non in tempi recentissimi. Comunque, è stato toccato il tasto della sanità. Civitanova è stato un po' anche al centro delle cronache nazionali con il Covid Hospital, che è tuttora ancora al centro delle polemiche. Però un passo indietro, la sanità probabilmente è un punto debole dell'ultima giunta regionale e quindi di tutto il PD, tra virgolette, pesarese, che in 5 anni a questa parte si è molto adoperato per smantellare i piccoli ospedali e per chiuderne altrettanti. Sembra che siano stati chiusi almeno 13 ospedali. Quello che dice Romano Carantini è molto importante. La medicina del territorio è fondamentale, così come è anche fondamentale non poter ritrovarsi a dover affrontare dei problemi, tra regioni anche in maniera differente. Alcune situazioni, come appunto quella recente del Covid Hospital di Civitanova, pone al centro una questione seria, perché la questione della sanità è molto sentita da parte dei cittadini ancora di più. Ecco, sindaco Ciarapica, a che punto è, diciamo, la situazione del Covid Center, il Covid Hospital, una cosa molto, molto rapida, molto veloce? Sì, il Covid Hospital è nato in un momento di grande difficoltà, è inutile starlo a ricordare, un momento difficilissimo dove morivano 50-60 persone al giorno, dove i posti di terapia intensiva erano tutti pieni, con una curva epidemiologica in crescita. Ci fu la necessità di trovare velocissimamente uno spazio adeguato per poter realizzare altri posti di terapia intensiva per salvare le persone. Civitanova è stata chiamata, ha risposto presente, ha dato disponibilità mettendo a disposizione una struttura che in pochissimo tempo è stata facilmente allestibile, quindi penso che questo sia un qualcosa di positivo che vada riconosciuto alla città di Civitanova, questo senso di responsabilità e generosità. L'ospedale attualmente non abbiamo pazienti all'interno, e quindi questo è un fatto positivo, però abbiamo un serbatoio, abbiamo un polmone da poter utilizzare qualora ci sia una recrudescenza. Ci auguriamo di no. Fin quando ci sarà lo stato di emergenza, l'ospedale sarà nella struttura fieristica. Quando terminerà lo stato di emergenza, vedremo il da farsi. Per quanto riguarda la sanità, vado velocissimamente, senz'altro questa giunta regionale non ha brillato per le scelte che ha fatto, delle scelte molto spostate a favore della zona nord delle Marche e molto meno per la zona centro-sud delle Marche. Io personalmente ho vissuto sulla mia pelle come sindaco i tagli di depotenziamento che è stato effettuato nel nostro ospedale, pur essendo l'ospedale che raccoglie il bacino d'utenza maggiore di tutta la provincia, e quindi il sistema di sanità che ho in mente è diverso. Certo, non è quello dell'ospedale per ogni comune, ci mancherebbe altro, però penso che il modello sia quello di un ospedale unico di rete, dove vengono garantite delle strutture con la propria efficienza, con il proprio livello di servizi su tutto il territorio maceratese, e quindi penso che il modello fino ad oggi adottato sia un modello che non funzioni, e il mio impegno in regione è soprattutto quello di tutelare e difendere l'ospedale di Civitanova affinché possa continuare ad essere un polo d'eccellenza come è stato fino ad oggi. Quindi è naturale che io non accetterò mai tagli presso il nostro nosocomio, che poi si facciano scelte in generale finalizzati a potenziare le strutture ospedaliere sul territorio. Io su questo sono favorevole e darò tutto il mio sostegno, ma non posso tollerare che il nostro ospedale
venga depotenziato, che perda i servizi che invece sono fondamentali per la nostra città. Darei la parola a Maurizio Verdenelli, che ha un paio di domande per voi. Maurizio, il microfono. Mi sentite? Sì. Bene. Perché stasera c'è stato un po' così di bailamme con questo microfono. Io non ce l'ho veramente, quindi parlo al telefonino. Va bene. E allora, una doppia coppia di domande rapidissime. Io non faccio commenti né considerazioni, faccio il giornalista. E quindi mi baso solo su domande secche. E la prima è una domanda che richiede una risposta da sindaci, la seconda che richiede una risposta da consigliere regionale. Naturalmente auguro ad entrambi di accedere al consiglio regionale. La prima è: quando veni a dirigere il Messaggero, ricordo una epica partita maceratese civitanovese 1-0, 6 gol di testa di Morbirucci con 7.000 persone. Di quelle 7.000 persone sono rimaste 100-200 a Macerata, a Civitanova neppure quelle, a parte la Lupe, che insomma prima era maceratese, ora civitanovese, con grande, devo dire, gioia e soddisfazione dei civitanovesi. La seconda domanda è una domanda che riguarda il post-sisma. Questa Civitanova, che è diventata un po' come la costa, il luogo di aggregazione e di attrazione di tante popolazioni che percosse dal sisma sono arrivate sulla costa e hanno trovato una nuova vita. È possibile un'anabasi che ridistribuisca finalmente dalla costa alla provincia, all'interno, questa popolazione, con nuove possibilità di lavoro, di occupazione, di impegni? E certamente i sindaci possono far poco se non attraverso un coordinamento regionale. Quindi questa è una domanda che richiede una risposta da consiglieri regionali. Prego. Allora, parto io. In realtà parto dalla seconda domanda, Maurizio, che mi pare molto importante e che stava tutta nella risposta che ho dato poco fa. Una legge sulla montagna deve provare a sperimentare ad aprire un nuovo orizzonte per ripopolare le aree interne, e ho detto anche abbastanza analiticamente come poterlo fare. Se oggi noi pensiamo che avere 1.000 abitanti in più o essere, diciamo, davanti di qualche centinaio sia un modo per esprimere una primazia, io non la penso così, perché la gioia di avere 1.000 abitanti in più e vedere spopolate le aree interne significa occuparsi solo di se stessi. Io penso che il territorio provinciale debba andare riequilibrato. Quando noi non avremo più le aree interne non saremo più un paese, perché è provato, è dimostrato, e anche i più importanti studiosi di questo tema, io lo ricordo a chi ci ascolta, che c'è uno spopolamento. Ovviamente si parte dal fatto che gli abitanti, le persone siano di meno, ci sono, come dire, meno nati, con tutta una serie di conseguenze. E quindi oggi immaginarsi di voler essere primo perché si hanno 1.000 persone in più significa non, ripeto, raccogliere la sfida dell'equilibrio. La fortuna di un territorio è la fortuna equilibrata di una costa forte, di una collina con la propria identità e di una zona montana, di un'entroterra che ritrova se stessa e fiducia. E per questo occorrono azioni molto determinate, anche coraggiose. Sotto il profilo dello sport, ricordo a Maurizio che insomma il calcio, lo sport in genere, è fatto di corsi e ricorsi storici, e purtroppo il calcio non viene meno. All'epoca la maceratese e la civitanovese navigavano in acque migliori. Ho l'impressione che entrambe si riavvino verso una storia diversa, positiva, cercando di risalire. Pensate che stranezza: Materica, che è una città bellissima, giocherà la Lega Pro. Questo dimostra che anche nello sport, come nelle altre azioni, le aree dell'entroterra possono dire la loro
quando c'è professionalità, investimento e voglia di andare avanti. Questa è la chiave e credo da questo punto di vista che con una legge sulla montagna, che sulla quale, ripeto, mi impegnerò personalmente qualora dovesse arrivare, ovviamente coinvolgendo le aree montane, noi potremo dare una spinta e anche essere un modello per l'intero territorio nazionale. Prego, Fabrizio Ciarapica. Tra i temi che voglio affrontare con maggior determinazione, appunto, il collegamento tra la costa e la montagna, perché io penso che attraverso una collaborazione, una facilità di raggiungere il mare e la montagna, si possano trovare quelle sinergie giuste che possano, come diceva Romano, riequilibrare i territori. Io penso che i nostri territori sono ricchissimi di un patrimonio culturale che la maggior parte delle volte rimane sconosciuto, non solo perché c'è una difficoltà a raggiungere determinate zone, ma alle volte c'è anche una politica a livello culturale e turistico che in questi anni è mancata a livello di visione generale, perché se noi andiamo con sistemi turistici o di promozione culturale dove ogni comune fa da sé, non raggiungeremo mai l'obiettivo, che è quello invece di amalgamare un territorio che pur essendo diciamo non vastissimo ha al suo interno tantissime peculiarità e diversità che sono la ricchezza di questa nostra regione, dove tu con un'ora passi dal mare alla montagna passando per la collina. Io sono convinto che dobbiamo lavorare su questo tema, su questo fronte, quindi chi amministrerà questa regione deve farlo soprattutto sviluppando una nuova cultura del lavoro, sviluppando una nuova cultura nell'impresa, quindi favorire anche insediamenti di imprese in zone dove attualmente non c'è uno sviluppo industriale, economico, ma allo stesso tempo dobbiamo essere in grado, ecco, di crescere in maniera sostenibile, in maniera rispettosa dell'ambiente e degli ecosistemi, ma soprattutto dobbiamo svecchiare un certo modo di fare e dobbiamo liberarci dai lacci e lacciuoli della burocrazia che oramai è opprimente e non consente più a nessuno di fare il suo lavoro. Quindi questo penso che sia un tema fondamentale da affrontare da parte della nuova amministrazione regionale: snellire, sburocratizzare e consentire di creare nuove opportunità di lavoro. Quanto riguarda il calcio, lo sport in generale, Civitanova è una città molto effervescente con tantissime società sportive che sono un patrimonio, una ricchezza il nostro territorio, e siamo naturalmente orgogliosi di aver ospitato la Lupe, che oggi porta il nome di Lupe Civitanova. È nata come dire una sinergia incredibile tra la nostra città e la squadra di pallavolo, ma abbiamo tantissime altre realtà minori, bellissime realtà dove insieme come dire allo sport si portano avanti tutti quei temi, i valori legati allo sport che sono fondamentali. Per quanto riguarda il calcio, la Civitanovese ha passato dei momenti come dire più fortunati, però oggi penso che stiamo vivendo una nuova fase dove quest'anno ci sono tutti i presupposti per poter far bene, quindi ci auguriamo che torni questo sport, possa portare il ritorno allo stadio dei tifosi che oramai mancano diciamo da in massa da tanto tempo, e speriamo che questo sia l'anno buono, anche perché quest'anno festeggeremo i 100 anni della società, cosa non abbiamo potuto fare recentemente per i problemi legati al Covid, ma contiamo di farlo quest'anno.
Maurizio Verdinelli, sappiamo che tu devi lasciarci un pochino prima questa sera, quindi ti ritieni soddisfatto fino adesso delle risposte ottenute o vuoi chiedere ancora qualcosa ai nostri ospiti? Io auguro ai nostri ospiti le migliori fortune e naturalmente di rappresentare gli interessi della provincia di Macerata in regione, e spesso Ancona non ci ha molto accolto nelle nostre ansie, nelle nostre esigenze. Siamo la provincia, io da Perugino mi ci accomuno, più colpita nel cratere sismico. Questa è una cosa che spesso si dimentica, bisogna ricordarlo tutti i momenti, perché, e questo l'ha detto bene un candidato alla regione, sono cambiati i partiti al governo, ma la situazione per Macerata e per la popolazione del cratere sismico non è cambiata un granché. Speriamo che cambi presto, perché altrimenti questa provincia rischia di avere lesioni permanenti. Noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi fino a questo momento, ti invitiamo naturalmente al prossimo appuntamento con Giù la Maschera speciale Election Time e buon rientro dunque Maurizio. Grazie Morena e grazie a Maurizio. Grazie Romano, grazie a Fabrizio Ciarapica. Alla prossima Maurizio. Stimo moltissimo, oltre a Romano. A questo punto io chiamerei in causa Maurizio Lombardi, che ha sicuramente delle domande pronte per voi. Fanno una riflessione, io ho delle domande, non sono un giornalista come tu pensi, io faccio qualcos'altro, mi sono molto allontanato da questa cosa. Questa sera Romano Valentini farà una bellissima campagna elettorale nell'entroterra di Macerata, perché con la legge alla montagna probabilmente i voti li andrà a pescare molto sull'entroterra. E comunque è interessante come da entrambi si percepisce proprio questa visione unitaria di una provincia. Noi abbiamo tantissime realtà micro e quelle che vogliono essere un po' macro ma non lo sono. Quello che manca a questa provincia probabilmente, ma anche forse a tutto il territorio regionale, è un collegamento forte tra queste piccole realtà. Macerata di fatto ancora gode sulla carta degli allori legati al fatto che sia un capoluogo. Quindi io sono d'accordissimo con Romano Carancini quando si dice non è una questione di 100 abitanti in più o 100 abitanti in meno, è del ruolo che una comunità può giocarsi su un territorio già molto difficoltoso come a livello di infrastrutture, per esempio come questo. Romano diceva che noi siamo un po' la Cenerentola, ma io non voglio pensare come la pensino per esempio quelli che stanno ad Urbino piuttosto che a Pestro o a Fano, quando hanno, noi abbiamo quantomeno un collegamento col centro Italia, loro hanno una Fano Grosseto che si ferma alla galleria della Guinza. Quindi diciamo, se da questo punto di vista anche i nostri amici delle Marche Nord non stanno messi un granché bene, ecco, qui sono venuti anche al pettine alcuni nodi. Però io volevo aprire e chiudere subito una parentesi. Le scuole, voi che siete sindaci, tra un paio di settimane cominciamo ad andare a comprare i diari ai nostri figli, no? A che punto è Romano Carancini per quello che riguarda la competenza ovviamente del comune, però il sindaco comunque ha una visione un po' più allargata anche delle scuole di competenza della provincia eccetera. Qual è la situazione e se ci sono degli aggiornamenti da dare magari a chi ci ascolta ed ha figli da dover portare a scuola questo a settembre? Allora sì, rispondo subito dicendo questo. Noi abbiamo fatto una ricognizione molto puntuale nelle scorse settimane in diretto contatto con tutti i dirigenti, mi venivano i presidi, e grazie a Dio possiamo dire che abbiamo iniziato proprio in questa settimana a cominciare il lavoro, investimento di 160.000 euro, tutte le scuole di competenza comunale saranno a posto per l'inizio delle scuole. Questo lo dico con grande soddisfazione perché ovviamente era una delle più grandi preoccupazioni. Mi viene da dire da questo punto di vista che il tema dei trasporti oggi è molto più delicato. Sul tema delle superiori va detto anche che c'è una condizione diversa e quindi le difficoltà del Presidente della provincia sono diverse. Perché? Perché le scuole primarie, infanzia,
e di primo grado, come dire, subiscono gli effetti di una riduzione degli studenti. Questo favorisce le scuole delle città. Noi per questo, ribadisco, con un investimento approssimativo di 200.000 euro che realizzeremo entro l'inizio della scuola, non avremo problemi. Mi piace anche dire che abbiamo ridotto al minimo lo sfruttamento, l'utilizzo delle scuole per quanto riguarda le lezioni, perché abbiamo trovato, direi, per una gran parte di seggi spazi alternativi, non su tutti, ma insomma abbiamo fatto il nostro meglio. Il vero problema, non so Fabrizio se hai le stesse difficoltà, saranno i trasporti, che sono un vero dramma, perché allo stato attuale noi potremmo garantire, nella condizione delle norme vigenti, autobus diciamo per la metà, tre quarti. Stiamo impegnandoci, stiamo ragionando e troveremo la soluzione. So che la troveremo per poter integrare questo investimento e tranquillizzare le famiglie e avere il trasporto pubblico, però oggettivamente è un momento delicato, ma ce la faremo e ho molta fiducia su questo. Sì, Romano, sono a mio avviso due le questioni per le quali ancora non c'è molta chiarezza e qualche timore: il trasporto e la refezione. La refezione pure è un altro problema importante. Noi a Civitanova forniamo ogni giorno circa 1300 pasti, tra cui una buona parte anche di diete speciali per celiaci, intolleranti e quant'altro. Quindi su questo aspetto stiamo facendo degli incontri, stiamo capendo cosa si potrà fare per cercare di dare, ecco, un servizio che sia poi rispondente alle esigenze del cittadino, perché come tu giustamente dicevi prima, c'è difficoltà a garantire il trasporto con lo stesso numero di mezzi, è altrettanto difficoltoso ma rigarantire il pasto sullo stesso spazio, sullo stesso refettorio. Però questi sono argomenti che stiamo valutando, stiamo attenzionando in maniera puntuale, anche se nei giorni passati ci siamo concentrati principalmente sull'adeguamento delle aule per poter far iniziare le lezioni nel migliore dei modi. Devo dire che anche noi abbiamo, se non vado errato, circa investito sui 250.000 euro per adeguare le varie strutture. Non è semplice far quadrare tutto, ci stiamo lavorando, l'assessore ai lavori pubblici, ai servizi educativi, insieme ai dirigenti scolastici e anche ai rappresentanti del Consiglio d'Istituto, quindi dei genitori, in fatto diversi incontri. Siamo fiduciosi e ottimisti che la quadra l'abbiamo trovata, quindi senz'altro inizieremo lo spastico, e successivamente nei prossimi giorni andremo anche a chiarire bene l'aspetto dei trasporti, l'aspetto della refezione. Però ecco, siamo fiduciosi e penso che con il buon senso da parte di tutti si riesca a superare questo momento di grande difficoltà, ma allo stesso tempo di ripresa dopo un fatto in un periodo veramente brutto e non prevedibile. Ecco, io infatti volevo, abbiamo toccato un po' tutti i punti, sicurezza, infrastrutture, sanità e scuola, che sono un po' i temi che interessano un po' tutti noi, le nostre famiglie, eccetera. Ecco, una cosa che probabilmente, una domanda, Fabrizio, qual è il centro storico di Civitanova? Non mi dire Civitanova Alta che non ti credo. Il centro storico? Maurizio, il centro storico? Il centro storico, cioè il cuore pulsante di Civitanova. Non mi dire Civitanova Alta che non ci credo, non vale come risposta. No, Civitanova Alta noi l'abbiamo sempre definita la cittadella della cultura. Senz'altro è un borgo antico, un borgo storico molto bello, dove ha al suo interno 7 contenitori culturali. E quindi è sicuramente quella parte della città che più di quella, diciamo, legata al porto, al mare, si presta maggiormente per tutta una serie di iniziative. Quindi è proprio in quella zona dove noi preferiamo, ecco, allestire mostre piuttosto che organizzare
eventi di un certo tipo, mentre infatti io la mia era una domanda provocatoria, ma più che altro era per coinvolgere il sindaco di Macerata, che volentieri scambierebbe la lupa con il suo, con i suoi problemi del centro storico, probabilmente. Ora, Romano Carancini, ecco, che cosa manca al centro storico di Macerata per diventare davvero il centro della città, con tutti i suoi, ovviamente, belle differenziazioni, considerato che parliamo comunque di due città comunque profondamente diverse. Oltre a una legge sulla montagna, possiamo sperare che proponi una legge per il centro storico? Guarda Fabrizio, guarda Maurizio, che intanto la Lupe sta bene dove sta. Noi abbiamo la nostra squadra che è cresciuta qui, ha le radici qui in città, e quindi non scambio certamente il mio centro storico con la Lupe. Stanno bene laggiù, loro, come dire, sono girovaghi, vanno da una parte all'altra. Io preferisco le radici sta nella nostra pallavolo. Sul centro storico noi abbiamo fatto un percorso molto complicato, perché abbiamo scelto una linea molto forte, che era quella della vivibilità, ma anche quella, adesso lo dimenticano in molti, quello di estendere la qualità del centro storico e l'estensione alle vie a Corso Cavour e Corso Cairoli. Come lo abbiamo fatto? Per esempio coinvolgendole in tutte le iniziative più importanti, dalla festa dell'Europa al San Giuliano. Ricordo che a San Giuliano mai erano state posizionate le famose bancarelle lungo le due vie. Quelli sono le due braccia naturali del centro storico, e su questo abbiamo lavorato anche sulla qualità. Penso alla Notte dell'Opera come iniziative, alle tante iniziative proposte dagli stessi. Credo che questa sia la direzione giusta. Io penso convintamente, e i tantissimi turisti che girano la città in questi giorni, pur dopo la pandemia, e la visita ai nostri musei, ai nostri locali, ai nostri spazi, dimostrano che la sostenibilità e la bellezza, la riqualificazione passi ancora attraverso il valore dell'estetica, della bellezza. E dopo i musei, dopo gli spazi che abbiamo recuperato, deve partire la riqualificazione ancora migliore dopo le luci che abbiamo inaugurato allo Sferisterio e Piazza della Libertà, la riqualificazione delle piazze che devono diventare complessivamente il salotto. Già lo sono, già siamo molto avanti, ma non abbiamo completato, ecco perché dico che chi verrà dopo di me a Macerata avrà ancora molto da fare. Voglio dirti una cosa, Maurizio. Io adoro la montagna perché mi piace camminare, ma penso che molto si debba fare anche sulla costa. Non è più accettabile, ho cercato di non prendere troppo tempo, ma non è più accettabile che noi rincorriamo il ripascimento e, come dire, gli investimenti di tanti imprenditori lungo la costa che hanno chalet e hanno luoghi dove poter andare. Bisogna su questo invertire la rotta, immaginare investimenti programmati in anticipo. Questa è una delle chiavi, non la sola evidentemente, perché immagino un sistema culturale integrato fra tutte le città della costa e in un'ottica ovviamente integrata. Noi non dobbiamo immaginarci da soli, questa è la chiave, questo è il muro culturale che dobbiamo abbattere. Quando capiremo questo, la provincia di Macerata darà le pere, uso questo termine un po' colorito, darà le pere a tutte le altre province, perché nessuno ha le nostre bellezze e i nostri talenti. Fabrizio, il tuo cuore pulsante è il mercato del sabato. Io conosco molte persone che partono da Terni e da Perugia. Io da questo punto di vista anche l'accoglienza culturale di Macerata dovrebbe essere, o meglio, al contrario, l'offerta del mercato maceratese dovrebbe essere l'offerta culturale che questa città capoluogo già sprizza da tutti fuori. Io vedo che c'è una grandissima differenza. Io chiederei proprio effettivamente di puntare molto alla qualità di chi espone e vende la merce. Io vedo questo. Cittanova ha fatto anche
un grandissimo balzo in avanti grazie a quell'infrastruttura di cui abbiamo parlato prima. Devo dire che il fatto di avere una costa troppo a ridosso della strada, della statale, piuttosto che dell'autostrada, un po' ci penalizza. Dovrebbe esserci un progetto di una ciclovia, quindi spostando anche l'alta velocità all'interno. Voi, da questo punto di vista, che cosa ne pensate, considerato che adesso si sta puntando anche sulla, diciamo, sulla mobilità green? Sindaco Ciarapica, io vedo molti scooter elettrici, molti monopattini lungo Civitanova, anche se questo comunque pone anche un problema di sicurezza, perché gli incidenti poi sono anche abbastanza gravi, sono veicoli che vanno anche a 50 all'ora. Ecco, da questo punto di vista, una mobilità green legata quindi a una migliore qualità delle nostre coste potrebbe essere comunque il leitmotiv che unisce un po' tutto l'impegno di questo territorio, indipendentemente se uno sarà al governo oppure no. Beh, sicuramente questo è un tema, a mio avviso, che accomuna tutti, perché oggi sempre più c'è un'attenzione da parte del cittadino verso tutto ciò che è ecosostenibile, verso tutto ciò che non è inquinante, che è green, e quindi questo ha portato anche, come dire, allo sviluppo di nuove attività che prima non c'erano. Pensiamo a tutto quello che gira intorno al bike. Noi inaugureremo tra qualche giorno un evento importante, abbiamo già fatto l'anno scorso, ci saranno diversi soggetti, il tema principale sarà quello delle bike, come evento anche di collegamento con montagna, quindi ritorniamo al tema di cui abbiamo discusso questa sera, il collegamento mare e montagna, quindi queste nuove forme di mobilità utile e green fare lo strumento anche magari sulla montagna. Penso che su questo argomento dovremmo tutti quanti dare forza a trovare delle sinergie e delle condivisioni, perché veramente abbiamo tantissime persone, me prendendo conto, ne abbiamo tante in Italia e anche che vengono all'estero, che vengono per conoscere il nostro territorio, che è bellissimo. Quando Romano dice la nostra provincia, le altre, questo è vero, siamo in una montagna, abbiamo tantissimi appassionati delle due ruote che vogliono approfittare delle due ruote per andare a visitare quei posti che spesso che sono conosciuti. Quindi pensiamo alle nostre campagne, dove sono medi di tanti stranieri, dobbiamo rendere quelle zone anche conosciute da noi della provincia. Quindi penso che questo è l'argomento del green, della sostenibilità, sia un argomento molto forte, molto valido, che migliora la qualità della vita, ma allo stesso modo crea anche sviluppo economico, che è quello di cui abbiamo bisogno nostro. Io volevo un ultimissimo tiro, io ringrazio per la vostra presentazione, che ci vediate anche voi degli impegni. Una cosa che abbiamo notato negli ultimi anni che sta interessando purtroppo la mancanza dei giovani al voto, soprattutto, ma anche di quelli che si sono un po' via via allontanati dalla politica. Io penso che sia giusto anche all'interno dei vostri appelli, dei vostri incontri, coinvolgere sempre di più queste nuove generazioni, diciamo dei neo-diciottenni nati, cresciuti, no, nel mondo digitale, che in qualche modo la politica è anche partecipazione offline, quindi coinvolgimento. Però da questo punto di vista le occasioni, parliamoci chiari, ne hanno sempre di meno. Ecco, soprattutto partendo proprio da Romano Carancini, coinvolgimento di chi si è allontanato dalla politica a prescindere dall'età, ma soprattutto il coinvolgimento dei giovani. Attivare l'audio, ok. Sì, questa è una bella domanda, perché è un cruccio che credo tutta la politica si deve porre. È un cruccio perché è evidente che i giovani
probabilmente si occupano di politica, ma non amano in una qualche maniera sentirsi, impegnarsi in prima persona. Ovviamente sto facendo forse un ragionamento anche abbastanza generico, però è un po' la chiave. Come, questa è la domanda vera, come poterlo fare? Io penso che la chiave sia ricercare azioni che possano riportare ad interessarsi ai problemi veri. Faccio un esempio, forse non sono chiare. Immaginiamo il lavoro, qual è il tema principale dei giovani? È il lavoro. Qual è il tema principale dei giovani? Per esempio l'abitazione. Voi immaginate quante persone, giovani, coppie, non riescono, come avveniva 30 anni, 40 anni, 50 anni fa, riuscire ad acquistarsi un'abitazione per immaginare un futuro con la moglie, e che sacrifica peraltro anche la scelta sui figli. Io credo che quanto più sapremo rispondere, o chi ci sarà, io non so se ci arriverò, ma insomma chi avrà la responsabilità di essere consigliere regionale deve, attraverso le azioni, attraverso le scelte, ricoinvolgere i giovani anche su temi particolari. E i temi dei giovani sono come dire, il lavoro, l'impresa, che è un altro tema determinante. Io per esempio non penso che la montagna possa accogliere, diciamo, aree industriali, ma immaginare investimenti che siano in grado di poter coniugare le caratteristiche del territorio con il tipo di prodotto, che può essere un prodotto creativo, può essere un prodotto culturale, che può essere un prodotto turistico, ma anche un prodotto industriale, ovviamente coniugato sul terreno. Quindi solo con l'esempio io credo che la politica possa ricoinvolgere i giovani. E c'è un altro tema, che è quello della digitalizzazione, riconducibile alla comunità. Purtroppo dobbiamo provare a spegnere tutti insieme il seme dell'odio che attraverso i social purtroppo oggi imperversa. E lo si fa confrontandoci civilmente, probabilmente da posizioni diverse, ma avendo rispetto dell'altro, riconoscendo l'altro. L'ultimo giro su Fabrizio Ciarapica, questo proprio dei giovani. Civitanova è diventata una città dei giovani, probabilmente anche per i giovani, no? L'offerta, diciamo, di un divertimentificio quasi da Riviera Romagnola, dove anche lì ci sono gli eccessi, ma tutto sommato sono degli eccessi che sono stati tenuti molto molto, molto a bada, anche per l'aiuto forte delle forze dell'ordine. Per chiudere quello che diceva Romano Carancini, l'odio, anche le idiozie, penso che facciano molti danni. Le idiozie digitali sono quelle che poi hanno un effetto da palla di neve, e quindi sono anche quelle da tenere in considerazione. Però Fabrizio Ciarapica, Civitanova, una città giovane, ma le proposte per i giovani, qualora ci fosse l'opportunità di fare anche le leggi dedicate proprio ai giovani, a questa una socialità che sia differente da quella digitale? Sicuramente dobbiamo essere capaci di attrarre l'interesse dei giovani. Come attraiamo l'interesse dei giovani? Sicuramente dando loro una prospettiva, dando loro la fiducia che con il lavoro sodo, col ragionare, col discutere, non con l'urlare, si possono raggiungere obiettivi importanti. Il tema del lavoro è un tema, secondo me, centrale per i nostri giovani, perché abbiamo tantissimi di loro che, pur essendo oramai laureati, aver terminato gli studi, non riescono ancora a inserirsi nel mondo del lavoro. Penso che ci sia necessità di creare delle nuove opportunità, delle nuove forme di lavoro innovative che possono generare nuova ricchezza, nuova occupazione. Prima abbiamo affrontato il tema del green, dell'ecosostenibilità,
che è senz'altro un tema importante, quello della valorizzazione dei nostri beni culturali. Però ad esempio penso su Civitanova, Città di Mare, quanto sviluppo e quanta ricchezza si può generare nella messa in sicurezza del nostro porto. Il porto è una risorsa incredibile che fino a qualche anno fa veniva utilizzato esclusivamente solo per la pesca, ma oggi penso che il porto possa dare possibilità di sviluppo enormi, e quindi creando uno spazio nuovo dove si possa far convivere il porto, il poter accogliere delle grosse imbarcazioni che automaticamente generano la nascita di altre attività. Pensate che noi abbiamo nel nostro mare Adriatico un flusso giornaliero di imbarcazioni che nemmeno immaginiamo, e abbiamo la fortuna di trovarci direttamente di fronte alla Croazia, che è una delle mete più ambite per chi pratica la vela, per chi è appassionato di parte. Quindi penso che il porto sia uno spazio fondamentale nel quale investire. Questo lo si può fare solamente stando nell'ambito regionale, e questo possa comportare una ricaduta economica non solo sul territorio ma su tutto il territorio, perché pensare di poter far arrivare le centinaia di barche che si fermano a Civitanova, che scese a Civitanova, fanno un giro all'interno, quindi vanno a visitare le nostre città della collina e della montagna, penso che questo sia un fatto positivo che può generare ricchezza su tutto il territorio. E legato a questo si possono sviluppare tutta una serie di attività, di servizi anche nuovi che attualmente non ci sono, che creerebbero lavoro e nuove opportunità. Noi ci avviamo, dopo questa lunga tornata e questo lungo dibattito con i nostri ospiti, alla chiusura. Chiederei ai nostri sindaci un saluto prima che noi possiamo rivolgere loro i nostri. Vai Fabrizio! Innanzitutto ringrazio Picchio News per questa opportunità che ci è stata data, e mi ha fatto molto piacere confrontarmi con Romano, con il quale pur andando su sponde diverse politicamente parlando ci siamo sempre rispettati, devo dire che c'è sempre un ottimo rapporto anche di amicizia umana. Quindi io vorrei innanzitutto fare un grosso in bocca al lupo a Romano per questa nuova sfida, ma soprattutto un grande in bocca al lupo a tutti i cittadini marchigiani, perché possono avere una regione veramente più vicina alle loro. E abbiamo perso il collegamento con Ciarapica. Direi più vicina e connessa. Noi siamo stati molto felici e lieti di aver assistito a questo scambio tra due sindaci di due città così importanti, e in qualche maniera forse no nella tradizione popolare un po' contrapposte per certi versi. Quindi ci piace sperimentare con Mano che invece la collaborazione è attiva, il dialogo aperto, e sicuramente le due realtà contribuiranno insieme a grandi progressi per l'intera zona e regione. Io volevo fare anch'io, se posso, un saluto. Assolutamente sì. Intanto ancora un grazie a voi, a Maurizio, ai due Maurizi e a lei che non conoscevo. Devo dire che sono stato stracciato da Ciarapica, perché lui ha già i manifesti elettorali alle sue spalle. Io davvero sto arretrato e quindi non so quando arriverò in quello, certamente purtroppo sto indietro. Anch'io lo voglio salutare, gli faccio sinceramente l'in bocca al lupo, spero che possa arrivare secondo, naturalmente fare un buon risultato, ma arrivare secondo, perché penso convintamente che Maurizio Mangialardi possa esprimere un'esperienza amministrativa forte e direi credibile. In fondo voglio salutare anche Francesco Acquaroli, che conosco, che stimo, ma che penso da questo punto di vista possa avere un gradino in meno, ma gli dico che lo perdono perché ha preso
ha preso il mio slogan di inizio una nuova storia. Diciamo che da sto punto di vista lo posso perdonare. Grazie a tutti e grazie a Fabrizio e grazie a Picchio News. Grazie. Grazie. Romano, Fabrizio aveva Montecorvo dietro, tu c'hai sua santità. Io te lo, perché ho bisogno davvero della benedizione del Papa sopra la mia testa. Anche quindi, le bandiere italiane, quindi nulla da inviare. Io sono sindaco ancora e lo sarò fino all'ultimo secondo, questo è sicuro. E quindi le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della mia città le porto con me quasi anche a dormire. Straordinario, ancora tanti in bocca al lupo per queste elezioni e auspichiamo di vedervi consiglieri o presidenti di regione. Incrociamo le dita. Maurizio. Viva la provincia. Io direi che vedere questa scena, Romano ed io ci siamo tutti imbiancati, 10 anni fa tu hai preso una città debole, ma noi eravamo più forti, giusto? Ti ricordo bene nei tuoi pericolosissimi editoriali, ti assicuro che ancora li ho custoditi. No, bellissimi, pericolosi perché erano motivanti. Esatto. Vedi che Maurizio continua ancora con i suoi pericolosi editoriali, sagaci e pungenti. Esatto. Però smetto, per un po' smetto. No, ho bisogno di persone corrette e serie, caro Maurizio, ne abbiamo molto bisogno. Grazie infinite. Grazie. Io vi saluto, vi do la buonanotte, invito i nostri ascoltatori, dopo averli calorosamente ringraziati naturalmente per averci seguito fin qua, a restare sintonizzati, perché noi domani sera torniamo con un altro appuntamento. Vi lascio in sospeso per gli ospiti, lascio un po' di mistero, restate sintonizzati, ma domani sera Giù la Maschera torna per voi dalla postazione di Picchio News, su Picchio News di Facebook e sul sito ufficiale del nostro giornale online. Buonanotte e grazie ancora di averci seguito.